Guardate bene questa graziosa ragazza, si chiama Rosa Staltari, meglio conosciuta come Rosella, e presto potrebbe diventare la prima santa della Locride. Oggi è venerabile per la Chiesa Cattolica, il suo decreto è stato promulgato da Papa Francesco insieme a quello che ha riconosciuto il martirio del giudice livatino ucciso dalla mafia, e le sue virtù sono state riconosciute e ora un miracolo è già allo studio della consulta medica della Congregazione per le cause dei santi. È morta nel 1974 a solo 23 anni e ciò che ha impressionato i teologi e gli studiosi che si occupano di vagliare i candidati agli altari è stato il fatto che Rosella, nonostante le sofferenze che hanno caratterizzato la sua infanzia, la speranza eroica l'ha resa incapace di rifuggire da atteggiamenti pessimistici e di mantenersi attiva, intraprendente e serena. Sì, perché la vita di Rosella non è stata per niente facile. Nasce in questa casa, ad Antonimina, nel comune di Reggio Calabria, da una famiglia profondamente cristiana, provata dalla miseria e dalle sofferenze. A causa dell'alluvione abbattutasi in Calabria, la famiglia Staltari rimane senza casa e riceve un alloggio in assegnazione dal comune. Nel settembre del 1953 la piccola Rosella resta orfana di madre, morta a causa di una caduta, episodio questo che segnerà per sempre la vita di Rosa e che convincerà il papà a mandarla nell'orfanotrofio di Locri, dove vi rimarrà fino all'età di 14 anni. Rosa o Rosella Staltari, come noi la conosciamo, era una ragazza figlia di questa terra, nata ad Antonimina, un piccolo comune dell'entroterra qui nella Locride, in una contrada che si chiamava Cacciagrande, dove viveva insieme ai suoi genitori. È nata nel 1951, 4 maggio, ed è vissuta i primi anni lì ad Antonimina, poi in seguito alla morte improvvisa di sua mamma fu accolta in una casa qui a Locri, in un istituto Scannapieco per orfani, ed è vissuta la prima parte della sua vita qui a Locri, poi si è stata accolta in una casa a Reggio, una casa dei religiosi, dove ha continuato la sua vita scoprendo questa sua vocazione alla consacrazione in questa congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, Consolatrice a Reggio, e lì è vissuta altri anni, ha completato i suoi studi per essere poi trasferita a Palermo, dove visse qualche anno e morì lì a Palermo nel 1974, una giovane, una vita abbastanza breve, ma che si è donata tutta al Signore. Chi è Rosa Staltari? È una ragazza giovanissima, morta giovane, una ragazza che ha accolto in Gesù di Nazareth, tramite il Vangelo naturalmente, ma anche le persone che le hanno riferito di Gesù, il senso, il motivo, il perché della sua esistenza. Potremmo dire in questi termini: Rosa ha trovato in Gesù la sua stessa umanità, vissuta al femminile. E dunque la santità è qui. Noi tante volte parliamo di santità pensando i santi con tutto il, diciamo, riguardo per loro, un pochettino imbalsamati, un po' lunatici, fanno penitenza la mattina alla sera, digiunano. Gesù non ha fatto così. Gesù ha vissuto nel suo quotidiano, all'interno della sua famiglia, con tutte le contraddizioni che ci possono essere nelle nostre belle famiglie, ma soprattutto, come ci ricordano i Vangeli, nella Galilea delle genti, cioè dentro il vissuto delle persone. Rosa ha colto questo aspetto e l'ha tradotto con la sua esistenza giovane, e in Gesù ha visto la sua stessa umanità, il bello della sua umanità, che avrà conseguito, perché si sta pensando a lei come una persona, diciamo, di alto profilo credente, e ha trovato in questo la sua identità. In altri termini potremmo dire così, che si è lasciata personalizzare dallo spirito di Gesù, vivendo la sua femminilità come credente. Dopo la licenza elementare, Rosa consegue il titolo di terza media e lascia definitivamente Locri per trasferirsi a Reggio Calabria,
dove è accolta dalla congregazione delle figlie di Maria Corredentrice nell'istituto Maria Mater Grazie. Qui prosegue gli studi e consegue il diploma di segretaria d'azienda e l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari. Ho conosciuto Rosa Stalteri nell'anno 1966-67. Ci siamo incontrate presso la Casa Famiglia a Reggio Calabria, gestita dalle figlie di Maria Santissima Corredentrice. Lei era una ragazza normale, come tutte le altre. Rosella, questo ambiente così caldo di affetto, di serenità, ha contribuito a farle superare la diffidenza che aveva avuto i primi giorni, e quindi man mano ha sentito il bisogno di esternare le sue qualità, le sue doti, che ne aveva tante, mentre prima era stata rinchiusa, diciamo, in se stessa, soffrendo per la carenza d'affetto a causa della morte della mamma. E pian piano ha anche sentito il bisogno, come poi tutte noi, di rivolgersi ai superiori, a Padre Forno e a Maria Salemi, scegliendoli come guida della sua anima. E pian piano quindi lei ha cercato di maturato, e inizialmente sembrava una ragazza come tutte le altre, non aveva diversità particolari, solo però noi ci accorgevamo che noi ragazze che lei emergeva nella scelta del sacrificio. Quando c'era un sacrificio, qualcosa da fare che a noi magari ci costava, lei subito partiva. Rosa Stalteri, nella sua breve vita, perché è morta a 22 anni, ha esercitato tutte quelle che erano le virtù, sia le virtù fede, speranza e carità, sia le virtù cardinali, la temperanza, la magnanimità, la giustizia e quant'altro, voglio dire, che è tutto un unicum rispetto a quello che è l'identità del cristiano, del cattolico osservante e praticante. Rosa Stalteri rappresenta questo unicum e l'ha fatto nella sua testimonianza, nella sua breve vita, in modo veramente sublime, devo dire. Nel 1969, all'età di 18 anni, Rosa manifesta l'intenzione di donarsi totalmente a Cristo. La giovane è affascinata dall'ideale della congregazione delle figlie di Maria Santissima Corredentrice, dove emette i voti religiosi insieme ad altre 5 compagne il 2 luglio del 1973 a Reggio Calabria. Oggi i cristiani più che mai hanno bisogno di riferimenti, hanno bisogno di modelli di santità. Ogni cristiano è chiamato alla santità e raggiunge la santità secondo la specificità del suo essere e della sua personalità. E Rosella Stalteri ha interpretato la santità come donazione della vita al Signore, come contemplazione del mistero di Cristo, e credo che questa sua testimonianza è una testimonianza che è molto importante per noi oggi, che 50 anni dopo, sono passati 50 anni dalla sua morte, abbiamo un modo di vedere, un modo di pensare, un modo di vivere completamente diverso rispetto ai tempi di Rosella Stalteri. Però lei, con la sua testimonianza di vita, conserva una grande attualità anche per le ragazze di oggi. L'esempio dei santi è questa, che il Vangelo è praticabile. Rosa, con la sua vita, ci dice la praticabilità del Vangelo. Il Vangelo è a misura del nostro cuore, e siccome il nostro cuore è un abisso, non si contenta mai, meno male, allora l'abisso del nostro cuore è lo spirito che ci abita, e per essere all'altezza del nostro cuore dobbiamo guardare a Gesù. E quindi lei, lo ripeto, è una sillaba, una parola, una pagina. Ecco, quando si è canonizzati c'è una pagina particolare del Vangelo che ha toccato la sua vita, e certamente per noi sarà una figura da guardare e dire: sì, se questa ragazza, tra virgolette, ce l'ha fatta essere santa, cioè amante della vita come il Dio di Gesù, il Padre di tutti e di ciascuno, allora il Vangelo è anche per me. E io voglio essere all'altezza di questa pagina, di questa sillaba
di questa parola del Vangelo, che in fondo è Gesù di Nazareth, nostro Salvatore, è colui che ci umanizza se lo seguiamo. Stare al suo passo, quindi stare dietro a Gesù, insieme, questo è il valore dell'essere Chiesa, il valore delle nostre relazioni, significa realizzare la propria vita donandosi, come ha fatto la Rosa Staltari, che ringraziamo per la sua testimonianza. Muore improvvisamente a Palermo il 4 gennaio del 1974 mentre stringe tra le mani una statuina della Madonna a solo 23 anni. Quello che conosciamo di lei lo dobbiamo soprattutto al suo diario, vero capolavoro di mistica, e a un fitto epistolario indirizzato ai superiori, padre Dante Forno e Sor Maria Salemi. Lei era proiettata sempre sull'altro. Non aveva pace se non vedeva l'altro a posto, tranquillo, sereno. E un altro particolare bello, lei, a parte che nessuna, io, ma nessuna di noi, delle consorelle, lo dicono tutti, non l'abbiamo mai sentita criticare una persona, mai. E poi quando lei, oltre a non aver pace quando vedeva qualcuno triste, lei offriva, lei pregava e offriva la comunione, e lo dice lei stessa, è lei che lo descrive, e dice: quella consorella ancora non è tranquilla, devo sacrificarmi per lei. Quindi era questo il suo modo di esercitare la carità. Una figura attiva perché ha saputo ascoltare, contemplare, guardare a Gesù. Chi guarda a Gesù, questa donna, questi uomini, speriamo noi che siamo credenti, chi guarda a Gesù non può stare con le mani in mano, si dà da fare, è creativo e partecipa alla creazione di Dio, perché è una creazione che continua. E dunque questa donna è attiva e dunque si è data da fare, se così possiamo dire, ha impegnato al meglio il suo tempo, i suoi giorni, perché ha saputo contemplare in Gesù il senso dell'azione, che non è l'attivismo, che non è il fare per fare, ma l'agire a partire dal proprio essere. Essere credente. Gesù ci dice: voi siete la luce del mondo, il sale della terra, però prendiamo consapevolezza di questo. Dunque la contemplazione nella preghiera è un mettersi, in questo caso di Rosa, davanti a Dio, a riscoprirsi il gusto di essere veramente dei benedetti da Dio, luce e sale. E dunque certamente questo può essere per noi una marcia in più, ecco, che si dà, lo ripeto, come figura bella ai nostri giovani, alle nostre giovani. La vita semplice di questa ragazza, provata fin dall'infanzia da molte sofferenze, fanno di Rosa una figura unica nel suo genere. Qui in Calabria è molto conosciuta e invocata, e c'è già un miracolo attribuito proprio alla sua intercessione, che ha lo studio della Congregazione delle Cause dei Santi. Mio padre da tanti anni soffriva con disturbi dell'apparato respiratorio perché era un grande fumatore. È stato ricoverato diverse volte in ambiente ospedaliero per curare questa broncopatia cronico-ostruttiva. Nel 2002 le condizioni cliniche sono nettamente peggiorate, è emerso la presenza di un tumore a livello polmonare, praticamente si trattava di un carcinoma polmonare poco differenziato. E le condizioni cliniche sono nettamente peggiorate praticamente negli ultimi giorni di ottobre, al punto tale che il 19 ottobre è andato incontro a uno stato soporoso, uno stato subcomatoso, per cui le condizioni erano praticamente gravissime, si attendeva da un momento all'altro l'exodus. E quindi questo, e pertanto noi familiari che eravamo attorno al capezzale di mio padre abbiamo iniziato anche a pregare e nel contempo abbiamo anche chiamato il sacerdote parrocchiale per dare l'estrema unzione.
e verso le 4 di mattina c'è stata una mia zia iniziata a gridare perché ha visto mio padre che si era seduto in mezzo al letto e non sapendo che cosa si trattasse era frastornata e diceva che cosa è successo e che cosa non era successo. E quindi poi da allora piano piano le condizioni cliniche sono lentamente migliorate, per cui poi è sopravvissuto per altri anni. È difficile, diciamo, che una patologia neoplastica molte volte è evidenziata sia da indagini radiologiche clinicamente possa scomparire, possa essere annullata. Per quanto riguarda questo caso, mio padre aveva fatto tutte le indagini che avevano evidenziato questa neoplasia, che è stata confermata, da vari clinici che si sono succeduti al capezzale di mio padre. E alla stessa maniera possiamo dire che si è notata la scomparsa di questa neoplasia senza che ci sia stata, possiamo dire, qualche ragione specifica, nel senso che mio padre ha dovuto interrompere la terapia antiblastica dopo 3 cicli e quindi non ha fatto una terapia a lunga gittata, quindi non c'è una spiegazione logica, medica, che possa sottolineare come questa possa essere avvenuta. Sicuramente io, per quanto mi riguarda, penso che sia stato un vero e proprio miracolo. Cosa resta oggi del messaggio della giovane Rosa Staltari? Il messaggio di oggi è il messaggio che viene rivolto ad una giovinezza, ad una gioventù oggi che ha tutt'altri obiettivi nella sua vita. Questa era una ragazza piena di contenuti morali, ricca di spiritualità. Credo che un richiamo ai valori interiori, ai valori della contemplazione, ai valori della preghiera, ai valori della fede. Una ragazza che non era condizionata tanto da quel consumismo imperante che condiziona il nostro tempo. Lei era una ragazza che badava all'essenziale. Un messaggio rivolto ai giovani, a non arrendersi all'evidenza di una terra che, ahimè, ha tantissime difficoltà. Se andiamo indietro nel tempo, ancora di più, quando lei è vissuta, diciamo, da Locri fino a Reggio, però ha trovato poi un ambito familiare, oltre alla sua famiglia, nella congregazione a cui lei ha fatto voti, no? Di povertà, castità e obbedienza, ma vivendole, personalizzandole. Ecco, questo è molto importante. Il cristianesimo vissuto personalmente significa prendere una parola del Vangelo e renderla praticabile. Allora, lei come giovane, come tanti altri giovani credenti, hanno vissuto intensamente la loro vita. Ai giovani questa donna può dire: ragazzi e ragazze, non piegate la testa a nessuno, non piegate la testa a nessuno, soltanto a Dio bisogna obbedire. Ma se io obbedisco a Dio, in Gesù, mi metti in ascolto del mio cuore, in ascolto degli altri, e dunque si esercita la libertà di amare, non di fare quello che mi pare. Una libertà che pone in essere dei frutti buoni.